Sam Basim è un poeta iracheno che è rifugiato da diversi anni in Finlandia. È interessante, l'ho conosciuto di persona l'estate scorsa al festival di internazionale. E lui è regista soprattutto, è anche autore di romanzi ed è interessante perché, diciamo, lo spirito che emanano le sue opere sono proprio di sdegno, però uno sdegno rancoroso e ironico che, insomma, che colpisce e spesso, insomma, quasi si crea delle inimicizie perché non c'è quella specie di, come si può dire, di richiesta, diciamo, di pietà, no? In lui questa cosa non esiste. Hassan Blasim, un rifugiato in quel paradiso che è l'Europa. Sfugge alla morte, alla frontiera ti picchiano, nei giornali i razzisti ti insultano, alla televisione analizzano il corpo del tuo bambino morto, si riuniscono e discutono il tuo passato e il tuo futuro. Nei loro disegni ti rappresentano mentre anneghi. Ti mettono nei loro musei e applaudono. Decidono di smettere di picchiarti e organizzano un'unità militare per affrontarti. Gli accademici ricevono borse di studio e finanziamenti per fare ricerche sul tuo corpo e sulla tua anima. I politici bevono vino rosso alla riunione d'emergenza per discutere il tuo destino. Studiano la storia alla ricerca di una risposta per tua figlia, che sta morendo di freddo nella foresta. Versano lacrime di coccodrillo sul tuo dolore. Formano cortei contro di te e costruiscono muri. Gli attivisti verdi mettono tue fotografie per strada. Altri, seduti sul divano, commentano stanchi sulla tua foto in Facebook e poi vanno a dormire. Ti spogliano della tua umanità in dibattiti che sono arguti e affilati come coltelli. Oggi scrivono di te e poi, con la gomma da cancellare dell'egoismo, ti fanno sparire la mattina dopo. Si aspettano di imbattersi nella propria umanità attraverso la tua tragedia. Ti ammettono dentro il loro paradiso, poi ti frustano giorno e notte col loro orrore per i tuoi occhi, raggianti di paura e di speranza. Il passato va a dormire e si sveglia in te. Il presente ti avvolge. Produci figli e invecchi, poi muori. Antonietta Villamil. Vi leggo una mia poesia, che se vogliamo racchiude un po' lo sdegno di Hassan Blasim e l'irriverenza di Antonietta Villamil. È una poesia che mi ispira molto, il mio lavoro, perché io insegno e qui a Bologna arrivano anche alcuni bambini dei rifugiati. Mi sono occupata in particolar modo degli stranieri negli ultimi anni. Non credo di fare nulla di speciale, semplicemente sento il dolore delle madri e il dolore dei bambini di queste famiglie che hanno lasciato la loro terra. Nel mio piccolo sono una migrante anch'io, pur non avendo motivi politici o religiosi o quelli che hanno i nostri rifugiati, e comunque, pur essendo nello stesso paese, ho sentito quel dolore negli anni e il distacco dalle radici non passa mai. Il coraggio dei perdenti. Ha gli occhi grandi, Ismael, la bocca arsa, Ikram, voce squillante, Aziz. Sono lontani dal treno del vento, dal Kinder Transport inglese, quando la guerra flagellava l'Europa. Sono i bambini in cammino, occhi innocenti di oggi, agnelli di Via Crucis per terra e per mare, quelli che vediamo sfilare al TG. Noi, i servi di Caronte, noi, i civili, ostaggio dell'indifferenza, vittime e forse complici di tanta assuefazione. Stiamo sul ciglio del sentiero affollato di mani tese. Noi stiamo immobili, col braccino nascosto, che non si scomponga in offerte d'aiuto. Anche una poesia di Julia de Burgos e Nicola Davis. Davis, come si pronuncia qui? Davis. Davis.
Quindi per me è anche molto interessante questo. Noi abbiamo chiesto appunto agli autori di questi testi di scegliere altri due autori all'interno della raccolta. E mi sembra che ognuno di voi ha scelto qualcosa che entra in sintonia, no? Con il vostro modo di concepire la poesia. Quindi, se poi vuoi, Loredana, potresti anche spendere magari due parole per spiegarci questa sintonia che hai sentito con questi testi. E per introdurre Julia de Burgos. Auguro a questo libro davvero di camminare. Io stimo molto tutti gli amici della Macchina Sognante e ritengo che sia un lavoro veramente grandioso quello che stanno facendo, perché in effetti ci si chiede giorno per giorno cosa possiamo fare e questo è un gesto che io per quanto mi riguarda mi impegno a fare in modo che questa antologia possa essere presentata in altri luoghi, ad esempio nella scuola. E pensavo anche in un evento dell'associazione Le Voci della Luna, potrebbe essere un'ottima cosa. Allora, leggo la poesia di Julia de Burgos. Mi dicono che mio nonno fu lo schiavo, per cui il padrone diede 30 monete. Ai ai ai, che lo schiavo fu mio nonno, è la mia pena, è la mia pena. Se fosse stato il padrone, sarebbe la mia vergogna. Che negli uomini, come nelle nazioni, se l'essere servo e non avere diritti, l'essere padrone e non avere coscienza. Questa è la poesia di Nicola Davis, che mi è molto piaciuta perché parla di una bambina che vuole andare a scuola, ha bisogno di una sedia per andare a scuola. Il giorno che arrivò la guerra. Il giorno che arrivò la guerra, c'erano fiori sul davanzale. E mio padre cantava la ninna nanna al mio fratellino. La mamma mi preparò la colazione, mi baciò la punta del naso e poi mi accompagnò a scuola. Quella mattina la lezione era sui vulcani e cantai una canzone su come i girini alla fine diventano rane. Disegnai un autoritratto con le ali. Poi, appena tornati dalla mensa, mentre guardavo una nuvola dalla forma di un po' di anni fa, però sul discorso dell'impossibilità di un progresso fatto in questo modo, progresso. E poi vorremmo aghi, tele da riparare, spaghi, mentre il viaggio prosegue. Fu Colombo il primo che portò verso l'Oriente, dissero, morte insieme a progresso. E nero andava invece il primo treno, Napoli-Portici, 1839, se non ricordo male, nero come il nero fumo tra i frastuoni metallici, rombi di boccole, mantici, come Edison, quell'altro che scoperchiò il vaso di Pandora della luce. E poi vorremmo forbici, tenaglie, viti da stringere, perché pure uniti bisogna andare, dicevamo, e allora andiamo in fila indiano a frotte, come Pellizza da Volpedo, che diede un volto ai senza volto. Uniti, senza guardare indietro, senza scambiare sguardo, compatti nella luce terrestre o dissipati in quel mattino ultimo, 11 settembre 2001, come di là, quell'altra volta, un'altra ancora, Libano, Gaza, Gerusalemme, Bali. E poi vorremmo ancora ridere, credere, piegati nella crepa dell'esistere, mentre si schiantavano i nomi, i volti, tu, me, noi. Allora, come ora, che poi vorremmo e non vogliamo poi fingere, accettare, accomodarci, disegnarci uno sguardo terrestre ancora, ma fino a quando? Grazie. Una prima presentazione di questa antologia a Margherita di Savoia. Abbiamo cominciato con il sud. Ed è molto bello quello che è stato detto per esempio da Loredano, cercare di portare nelle scuole, e questo l'abbiamo fatto, questi testi, perché è da lì che deve ripartire qualcosa, no? E Genziana si occupa molto di immigrazione, è una giornalista, scrive appunto su un periodico di Bolzano. A volte, laddove non possiamo constatarla, sentiamo solo un certo malessere. Oppure una sorta di nostalgia senza definire la ragione. Devo dire che solo quando mi sono trovata nelle vesti della straniera, lontana anche fisicamente dal mio paese, dalla mia casa, ad
questa solitudine, questo tipo di solitudine, questo tipo di nostalgia hanno preso una forma concreta e palpabile, soprattutto per le condizioni nuove in cui mi sono trovata, e una lontananza e nostalgia che per certi versi mi hanno cambiato profondamente. E una delle ragioni è soprattutto per appunto l'emigrazione. Lo ricordo come oggi la sensazione dopo aver toccato la terra italiana. La prima era lo stupore per la bellezza, ma poi ho realizzato con dolore quelle che erano le mie vere possibilità come donna, figlia e artista. Mi sono resa conto di non essere più quella che avevo portato con me. Ricordo di averlo abbracciato di sfuggita mentre lui cercava di trattenere le lacrime, e mi sono nascosta nella macchina del mio uomo prima che arrivasse la polizia. La mia vita, la mia storia di emigrazione è stata una storia di emigrazione per amore della libertà, di cambiamenti intesi come un'opportunità di crescere. Altrimenti non avrei mai potuto essere quella che sono oggi, non avrei mai potuto conoscere donne di altri paesi, uomini di altri paesi e storie meravigliose. È tornato indietro nel tempo, mamma, per vederti all'angolo della stanza a solo 12 anni, dopo aver bevuto un bicchiere di latte al pomeriggio in quel tempo, e intravedo dei fiumi di luci dentro i vetri. La bisnonna, le sue amiche, il gatto grigio di sempre, non li ho mai visti. Adesso sì. So di essere amata, ma non hanno bisogno di me. Nessuno sa chi sono. La mamma ha questi pochi anni e tira il pallone come un marmocchio arrabbiato. Ha un corpo fragile, ma so che sarà forte e guerriera. Idillico il ritorno sublime dove niente e nessuno muore. Il paradiso è così lontano. Dove tutto partì verso di me. Di nuovo grazie, grazie a tutti. Nasce qui e spero che da qui poi prenda le ali per arrivare lontano. Grazie a tutti davvero.